Buongiorno a tutti, oggi siamo tornati con la nostra amatissima edizione del TGA, il primo telegiornale ideato, diretto e realizzato dagli studenti del liceo artistico di Cortona, assente già da svariati anni. Durante questa puntata cercheremo di aggiornarvi sulle più recenti notizie che riguardano il nostro istituto. Nel secondo punto invece parleremo del restauro della lunetta di Lorenzo Berrettini a Cortona. Il terzo argomento che tratteremo è l'intervista al celebre youtuber Wikipedro. E per ultimo, ma non per meno importante, vi faremo vedere il quizzone prodotto dai nostri studenti. Accennato precedentemente, parleremo per prima dell'intervista a Gianluca Brando, un attore che ha recitato ai nostri studenti delle frasi tratte dai romanzi di Liliana Segre, attuale senatrice, in occasione della giornata della memoria. Vi è il filmato. Quali sono state le emozioni che ha provato durante la lettura di Liliana Segre? Ma a un certo momento pensavo di non arrivare in fondo, poi invece piano piano ce l'abbiamo fatta, no? Il punto è che quando sono stato invitato ad interpretare alcuni brani tratti dalla Shoah, in particolare quelle della Segre, io di slancio ho detto di sì, poi mi sono accorto che in realtà ero del tutto inadeguato, nel senso che interpretare fosse stata una questione attoriale non avrei avuto problemi, insomma. Però quale essere umano può arrivare ad interpretare? Quindi l'unica soluzione che ho trovato è stata quella di dire, seguendo un po' il filologico e facendo passare un pochino le emozioni. Perché per noi giovani è importante la memoria? Beh, credo che sia un passaggio fondamentale nella crescita e nella maturità di ogni essere vivente di questo pianeta, soprattutto perché per il futuro non devono più accadere simili crimini e soprattutto per prendere consapevolezza di quello che è stato in passato. Durante la mattinata, l'assessora Testi ha ricordato la vita di Alice von Platen, la psichiatra tedesca che visse e morì a Cortona e fu membro della commissione al processo di Norimberga e riuscì a condannare 23 medici nazisti accusati dei crimini contro l'umanità. Ho conosciuto Alice ad un concerto perché lei era una grandissima appassionata di musica, è venuta ad ascoltarmi e da quel momento, a metà degli anni 90, siamo diventati grandi amici fino alla sua morte. Ho avuto la possibilità di conoscerla in tutte le sue sfaccettature, ma soprattutto comprendere la grandezza di questo personaggio. E veramente dai suoi racconti traspariva una grandissima esperienza, una grandissima intelligenza, profondità, ma soprattutto era impressionante quante persone avesse conosciuto e quante persone avesse toccato veramente, sia dal punto di vista scientifico ma anche soprattutto dell'amicizia. Adesso parleremo invece del recente restauro alla lunetta di Lorenzo Berrettini, avvenuta presso la chiesa delle sorelle Clarisse di Cortona. La nostra troupe è andata a intervistare le restauratrici e la direttrice del Museo di Milano, che ha coordinato tutti i lavori. Bene, adesso mandiamo in onda il servizio della nostra Giada Riccardi. Oggi, 20 gennaio, ci troviamo nella chiesa di Santa Chiara di Cortona per assistere all'inaugurazione della lunetta di Lorenzo Berrettini. Per l'occasione siamo andati ad intervistare le restauratrici dell'opera, Luciana Bernardini e Rita Bellatreccia, che hanno risposto alle nostre domande. Qual è stato il ruolo all'interno del restauro? Innanzitutto ciao a tutti. Allora, il ruolo del restauratore è quello di conservare le nostre opere d'arte. Siamo pieni di opere d'arte, quindi diciamo la cosa più interessante quando si affronta un lavoro è conoscere, capire cosa abbiamo davanti. Come è nata l'idea di restaurare l'opera? Allora, l'idea è nata perché quest'opera, che è di Lorenzo Berrettini, doveva andare in una mostra a Milano, al Museo dei Cappuccini. Perché ha scelto di partecipare al restauro? Beh, perché questo è il mio lavoro. Quando mi chiamano e mi dicono facciamo questo lavoro, corro.
perché mi piace tanto. Qual è stato il passaggio più emozionante del restauro? Diciamo che la fase più emozionante in un dipinto è la pulitura. La pulitura perché tu scopri il suo colore originale. Adesso diamo la parola alla direttrice del restauro. Qual è per lei il significato più importante di quest'opera? Il significato più importante è il dialogo tra le figure. Io trovo che Lorenzo Berrettini sia stato straordinario nel creare le relazioni. La Vergine che parla con Chiara, anzi che assente a quello che Chiara dice, che immaginiamo che dica, Francesco che è così desideroso di ascoltare qualche cosa dal bambino. Ecco, tutto questo realizzato in quello che potremmo chiamare la teatralità dell'arte barocca. Bene, adesso cambiamo argomento e parliamo dell'intervista a Wikipedro, un celebre youtuber e un toscano doc. È partito da zero mettendo un video di Firenze, molto istruttivo e ironico, e da lì inizia a diventare conosciuto per il suo umorismo. In visita a Cortona, alcune nostre classi hanno deciso di incontrarlo e intervistarlo. Ringraziamo Valeria di Quinta C. Voglio, io pretendo che la storia di questa città sia il punto fondamentale da cui ripartire. Non è semplice come dire, coinvolgere i ragazzi quando parli di storia e di arte. A me succede magari in piattaforme più per loro, TikTok, Instagram. La mia passione era fare video, era la storia di Firenze in primis e poi anche la Toscana, quindi ho cercato di unire queste mie due passioni e oggi ho fatto un lavoro ma dopo 4 anni. L'intento iniziale era quello di essere utile alle persone. Questi sono 3 luoghi di Firenze fuori dai soliti percorsi turistici. Perché a Firenze si festeggia San Lorenzo. Come si faceva a capire in medioevo che tempo avrebbe fatto il giorno dopo? Allora, è interessante. Allora, ho iniziato nel 2018 perché affittavo un appartamento in centro a Firenze. E quindi volevo, come dire, invogliare i turisti a venire a Firenze ma in maniera diversa, non limitarmi a mettere le immagini della casa su internet, ma pensavo che potesse essere una buona idea raccontare la città, in questo modo poi far venire i turisti a dormire a casa mia, non ne è venuto nemmeno uno. Però comunque è nata così e lo stile l'ho un po', diciamo, preso spunto da un ragazzo che fa video a New York. Si chiama Piero Armenti, lui ha una pagina, mi viaggia a New York e lui quotidianamente racconta New York. Vedendo questi video dissi, potrei, come dire, fare una cosa simile però su Firenze. Non è una cosa che non puoi prevedere. Però avevo capito fin da subito di essere bravo. Quindi dissi, continuo perché mi piace, vedo che sono portato a fare questa cosa, prima o poi i risultati arriveranno. Allora, l'estero in questo momento non è una priorità. Magari può essere un ulteriore passo in avanti quello di farlo in altre regioni d'Italia. Quasi sempre, a volte ho un ragazzo, un mio amico molto bravo che mi aiuta con delle riprese esterne, per esempio con il drone o con immagini ben specifiche, però diciamo 70-80% delle volte sono da solo. Mi piacerebbe scrivere un secondo libro sulla Toscana. Mi piacerebbe riuscire a creare un'app che ti guidasse per Firenze facendo vedere tutto quello che c'è con dei brevi video di 15-20 secondi. Perché in meglio deve ancora venire. Ultimo video che vedremo è il quizzone prodotto da Ciro Sarcoli della classe 4C, che ha proposto un quiz dedicato al cinema. Alle domande ha risposto la nostra Angelica Bulai, che ha partecipato con concentrazione e determinazione. Preghiamo la regia di mandare in onda il contributo di Ciro Sarcoli. Quando è uscito il film Titanic? Nel 97. Allora, mi chiamo Angelica Bulai, ho 17 anni e faccio l'artistico a Cortona. Mi sono appassionata al cinema ovviamente guardando i film, ma fin da piccola sono sempre stata con gli occhi attaccati alla televisione, insomma. Chi è il regista di Ritorno al Futuro? Mettiamo una caso. Andrew Zemeckis. Quando è uscito Tempi Moderni? A Tempi Moderni è un film di Charlie Chaplin, è uscito, è uno dei primi film, penso, sicuramente non negli anni 90, nel 1896, no, nel 1936.
Chi è l'attore protagonista di Terminator? Beh, non l'ho mai visto, ma credo, per sentito dire, secondo me Sylvester Stallone. Chi è il regista di Nosferatu il vampiro? Allora, andiamo per Frederick. Andiamo per Murnau. Grindhouse a prova di morte, chi è il regista? Direi non Fellini. Forse Quentin Tarantino. Chi è l'attore protagonista del film 8 e mezzo? Allora, 8 e mezzo è un film di Fellini, però non mi ricordo se è interpretato da lui, quindi metto Marcello Mastroianni. In questo ultimo periodo ho iniziato a guardare più film e mi sono appassionata soprattutto ai film horror. Che cosa fa il bambino quando passa la stanza 273? Ma questo è il video di Shining. Ecco, si ferma ma trova la porta chiusa e se ne va. Questo è Christian De Sica. La canzone suonata per il film Clip Rocky. I have the tiger. Sono bravissima. E devo dire quale ho sbagliato? Beh, 7 su 10. Sono stata abbastanza brava, ma ho sbagliato alcune cose molto, molto... Le cose più complicate le ho sbagliate, come sempre. Così in camera. Ringraziamo tutti per la vostra attenzione e ci vediamo presto con una nuova edizione di TGA. Buona giornata!